E ragazzi, eccoci finalmente alla escursione di cui avevo parlato nel video di ieri. Prima di continuare, voglio fare due avvertenze. La prima è che se si è facilmente impressionabili, sconsiglio la visione di questo video. La seconda è che, se non l'avete fatto, prima di proseguire con la visione di questo video, andate a vedervi il video che ho caricato esattamente ieri, quello in cui faccio l'introduzione di questa inquietante escursione che ho fatto, perché vi aiuterà a capire poi. Bene, questo video sarà leggermente più lungo di quanto avevo programmato, proprio perché di tanto in tanto vi darò una piccola descrizione dell'evento che è successo in quei minuti del video. Voglio ricordare che appunto il video è reale al 100%, io ero concentrato a fare le riprese e quindi non ho toccato niente, non ho fatto rumori. Vi accorgerete di quali sono i rumori provocati da me mentre mi sposto, mentre per esempio sfrego le dita in questo modo, ve ne accorgerete, e vi accorgerete che invece i rumori che sono anomali, rumori, versi, voci anomale, invece non sono stati creati da me, e vi posso garantire che mentre registravo non sentivo niente, ho scoperto tutto in fase di editing. Per chiunque volesse magari approfondire, fare un'indagine a dimostrazione anche dell'originalità di questa escursione, io posso tranquillamente inviarli in privato, ovviamente, la registrazione integrale e originale, perché in questo caso ho dovuto ritagliare un po', perché altrimenti sarebbe durato almeno mezz'ora il video e sarebbe stato un po' noioso, quindi ho dovuto ritagliare. Se volete che magari continui a parlare di questa cosa, approfondisca, continui a indagare, scrivetemelo sempre nei commenti e scrivetemi che ne pensate di quelli che sono stati questi eventi che ci sono stati durante l'escursione. Allora, ragazzi, siamo un po' più giù di dove abbiamo fatto l'ultima escursione di questo genere, cioè quella di vedere le grotte, e voglio registrarne una veloce qui in questo punto, che appunto è più abbandonato, quindi possiamo esplorarlo. Come vedete, qua c'è parte dell'entrata sistemata in questo modo, e poi ovviamente c'è l'interno. Volevo far notare questa stretta colonna, diciamo. Ci sono queste piccole nicchie. C'è una piccola nicchia qua, ad esempio. Come c'è anche... Vedete, qua si nota un'altra cosa, ovvero è stratificata la roccia, no? Perché è stratificata? Perché comunque questa roccia è di origine sedimentare, quindi è una roccia che comunque si è sedimentata piano piano. Però sostanzialmente è vuoto. Qua hanno scavato quest'altra specie di porta. È da notare qua, ragazzi, le tracce lasciate dagli attrezzi che hanno utilizzato per scavare. Tracce di vasellame, ma non è roba recente assolutamente, è molto più che recente. Ci sono parti di questo genere. E qua c'è l'altra entrata, parzialmente, diciamo, ostruita da queste rocce che si trovano qui. Però continuo anche da quest'altra parte qua. Qui abbiamo l'ennesima nicchia dove non vedo niente dentro, tracce di lavorazione. Poi si continua di qui, dove vedete già qua ci sono queste crepe. In questo punto del video si sente un verso che non saprei identificare, ma è chiaramente un verso. Io in quel momento stavo solo facendo una panoramica senza toccare assolutamente niente. Si sente questo verso acuto che sembra quasi un lamento, abbastanza grosso, che in effetti vanno fin in quel punto lì e anche là in mezzo. Qua c'è l'ennesima nicchia, pezzi di tegole e simili, terreno secco, terroso. E vedete qua, mette in comunicazione con la grotta che si trova là, questo crepaccio, diciamo.
Vedete, queste sono altre tracce, secondo me, di lavorazione. A questo punto invece si sente un rumore forte di qualcosa che è stato toccato. Io stavo facendo una panoramica dell'uscita secondaria della grotta e ero totalmente concentrata appunto a fare la ripresa, a mettere bene a fuoco. Si sente anche una macchina che passa e insomma si sente questo rumore forte quasi provenire da dietro di me, ma ovviamente appunto non penso proprio che abbia causato io quel rumore, perché appunto ero preso a fare la ripresa per il video. Poi c'è l'altra uscita. E abbiamo qua quest'altra specie di nicchia, sempre scavata. Da notare che qua hanno proprio cercato di andare più a fondo. Ma penso che... Vabbè, qua c'è l'altra più piccola, eh. Non dimentichiamo. E qua c'è l'altra uscita. C'è l'altra uscita, insomma. Cioè, questa è quella più accessibile. Qua ci sono anche macchie rossastre. Questo mo, cioè, ora non saprei come spiegarlo, però vedete, ci sono dei resti fossili in quelle macchie rossastre. Questa specie di sculture. Ecco una delle parti più spaventose di questa escursione che appunto ho scoperto in fase di editing, dei bisbigli. Cioè, io penso che siano dei bisbigli. Nella scritta che ho messo ho lasciato il punto interrogativo perché magari posso anche sbagliare, ma a me, al mio orecchio, sembravano proprio dei bisbigli a bassa voce. E certe volte sentirete questo rumore qua, che sarebbe il rumore delle dita, ma è chiaramente diverso da quello che state per sentire. Arrivano fino a qua, però ok, va bene. Addirittura qui c'è una vera e propria incisione che sto notando proprio ora, con un volto, forse è un'incisione religiosa e tutto il resto. Ok, sono uscito, noi prima eravamo lì. L'altra grotta che volevo vedere meglio è questa. Qua c'è un cespuglio, forse di qualche pianta aromatica, e qua c'è effettivamente quest'altra grotta. Io dovrei scendere da qua. Allora, questa era quella che era, diciamo, più in comunicazione con l'altra, però da qua non possiamo scendere perché è un po' pericoloso, diciamo, non è sicuro. Però possiamo affacciarci qui, in questa piccola stanza qui. Ci sono ancora tracce di vita passata, come questi pure. Questa è una bottiglia che forse è pure vecchia. E qua continua sotto, ma è molto stretto. Io il massimo che riesco a fare questa cosa, cioè di allungare la videocamera per mostrarvi questa parte. Probabilmente non vedrete perfettamente perché è una cosa che va sotto terra, buia, con questo bastone qua che non so effettivamente a cosa serva. Questa è l'altra stanzetta, più piccola, e insomma con questa specie di lavorazione lì. E vedete, anche nel pavimento ci sono buchi, quindi comunque è più prudente, più sicuro non addentarcisi, perché potrebbe crollare tutto sotto i miei piedi, potrei finire giù e farmi male. L'anello dove si attaccava un tempo, si attaccavano i cavalli. C'è un altro buchetto così. E qua c'è un altro buchino ancora. E anche qua ovviamente ci sono i segni di lavorazione, come si nota là in fondo, come si nota qua. Però non ci sta nessuna incisione, come quella che abbiamo visto nell'altra grotta. E qua appunto non si può accendere, però ecco, questa è la panoramica
di cosa si vede. Tra l'altro neanche l'odore è dei migliori. Finestra. Lì. E vabbè, insomma. Tanta roba. Qui, vedete. Arrivo fino a qua, ma non vado oltre. E capirete bene perché, vedete. Una piccola nicchia, non è neanche una vera grotta. E guardate, questa è, diciamo, la roccia calcarea. E vedete. L'erba che cresce sopra. Poi crescono un sacco di questi alberi qua, fichi d'India. Vedete qua com'è alta la collina? Ed è su più piani, quindi su più piani magari ci hanno scavato anche più grotte, quindi ce ne sono alcune più sopra, alcune più sotto. Però qui ce n'è una scavata in maniera più lineare, che è questa qua. Eccoci a un'altra parte molto molto inquietante dell'escursione. Io sto entrando in un'altra grotta e si sente un verso davvero molto raccapricciante, un verso del genere, una cosa del genere. Ora, io non ricordo di aver spostato mattoni, perché lo spostamento di mattoni pesanti può creare un rumore abbastanza simile, ma non ho spostato nessun mattone. E si sente questo verso una o due volte mentre sto entrando nella porta, che fa brividi puri. Solo che questa si vede che è proprio è stata frequentata anche di recente, perché ci sono comunque immondizie. Ci sono comunque immondizie. Qua c'è. E ora la parte di cui vi avevo già parlato nello scorso video. La misteriosa voce che sussurra vattene o vattene. Quindi o vattin nel dialetto mio, oppure proprio la parola in italiano vattene. Vattene, in questo modo. Sentite la clip originale e fatemi sapere nei commenti. Un buco, questo qua, in comunicazione con l'altra grotta. E questa finisce già qua. Sempre tracce di lavorazione. Se sono due vecchie damigiane, non ci interessa. E ovviamente è sempre così, sono tutte le entrate in questi posti. Qui c'era ben poco da vedere, ci sono sempre questi solchi così, questi, questo qua, quello, 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 più grande e così via. Ditemi voi nei commenti cosa pensate possano essere, io non lo so. Un'altra grotta ancora, ma questo è difficile che ci si possa entrare, non da lì almeno. Però da qui sembra che ci sia un'entrata, vedete? Qua c'è questa parte qua, questa è molto alta, la più alta forse che abbiamo trovato. Ecco, qua c'è un'altra incisione. Qua sono molto più grandi le macchie rosse, come notate. E ci sono anche tracce nere, sembrano più da contatto con alte temperature. Bene ragazzi, questo era quindi il video. Abbiamo esplorato queste altre grotte che io ho trovato e quindi ho pensato di approfittarne. Noto ora qua quest'altra incisione. E niente, quindi queste erano le grotte. Scrivetemi cosa vi è piaciuto di più di quello che vi ho mostrato e dove vi ho posto delle domande su cose che io non capivo. Mi potete dare qualche risposta. E niente ragazzi. Benissimo ragazzi. Io sono ancora abbastanza, diciamo, agitato per questa cosa, perché non mi aspettavo una cosa del genere. Il mio canale tratta di minerali, di fossili, ora anche di metal detector, ma non di paranormale. E non mi aspettavo certamente di dover fare un video del genere.
Se volete che approfondisca l'argomento e ve ne parli meglio in un prossimo video, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima escursione, che si spera non abbia eventi paranormali. Nel caso ve li segnalerò lo stesso, ma spero che non ne abbia. Alla prossima!